c'è una no, vabbè, adesso esageriamo, insomma, ci hanno fatto sognare per un attimo, poi dopo uno cresce e dice però questa cosa non è che mi convince più di tanto, ma andiamo a sentire praticamente Ovvio. Cazzo, peggio di, meglio di Alberto Angela. Ascolta, per la pace nel mondo combatterò l'ambizione dei meganoidi. Se non hai paura di questa potenza, vieni a combattere. Ingegnere, disegnando per dei bimbi, pensò che ognuno di essi fosse deficiente e non capisse niente. Quando vidi Goldrake, mio primo grande robot, altamente tecnologico, mi sorse qualche dubbio. Sì. Le piruette che faceva il sedile erano totalmente inutili. Anche l'UFO di Alcor era veramente inutile. Ogni volta che usava un'arma la doveva annunciare, come se io devo dare un cazzotto e grido prima pugno spaziale. Praticamente ovvio che uno farebbe in tempo a schivare. Praticamente ovvio che uno farebbe in tempo a schivare. Sa guidare un'auto, figuriamoci un robot. Poi quando ho visto che come arma lanciava le tette di cattivo gusto lo trovai, allora pensai, se arriva Mazinga cosa lancerà mai? Anche Titan 3 era molto volgare, la Mesh Patrol nel culo ogni volta si vedeva entrare, se sapeva che vinceva sempre con la mossa finale, perché non la usava subito quel cazzo di energia solare. Praticamente ovvio che ci hanno sfottuto una vita. Dedicato a tutti quelli che sono rimasti male quando l'hanno visto da grandi. Quando l'ho visto da grandi tutti i cartoni animati giapponesi. Vabbè, comunque visto... secondo me questo testo spacca, adesso non volevo dirlo ma l'ho detta. Poi l'abbiamo fatto in versione un pochino più short perché magari lunga poteva destabilizzare alcuni che sono... Lunga dura 15 minuti. No, quindi, vabbè, c'era la parte di Gigrobo.